Buonasera amici della cucina, oggi ricetta salva sprechi. Ci servirà del purè pronto, acqua, fecola di patate e parmigiano. Andiamo a vedere. Mettiamo il preparato per purè in una terrina. Io ho iniziato con questa, ma vi consiglio una più grande, infatti più avanti vedrete ho dovuto cambiarla. La fecola di patate e il parmigiano. Nel commenti vi metto le quantità. Diamo una mescolata e aggiungiamo il parmigiano. Mescoliamo ancora e poi uno per volta aggiungiamo 4 bicchieri d'acqua. Aggiungiamoli piano piano perché dobbiamo anche capire la consistenza e quanto ne prenderà il nostro composto. Deve essere abbastanza morbido, compatto e che si stacchi dalle mani. Ecco, a questo punto ho iniziato a raddoppiare di volume e poi ho dovuto cambiare il contenitore. La consistenza più o meno è questa che vedete, ma c'erano parecchi grumi e ho dovuto anche impastare un po' con le mani. Iniziamo a formare le palline e mettiamole in un piatto. Prendiamo il cestello della friggitrice ad aria, io ho preferito mettere della carta forno sotto, ho spruzzato l'olio e poi ho messo su le nostre palline, dopodiché ho spruzzato anche le palline con l'olio. Adesso le possiamo mettere nella nostra friggitrice ad aria. Io ho messo il programma delle patatine, 200 gradi, 15 minuti. Dopodiché ho girato le nostre palline e le ho fatte cuocere sempre a 200 gradi per altri 5 minuti. Trascorsi 5 minuti le ho messe su un piatto da portata e sono finite in altrettanti 2 secondi perché sono veramente buone. Fuori sono croccantissime e dentro sono molto morbide. Volendo si possono aggiungere formaggio e salumi a scelta. Comunque sono buonissime. Fatemi sapere!